buongiorno, oggi non mi vedete col solito cappellino col teschietto, che oggi mi trovo a Ivrea per il carnevale storico e mi infilerò dentro la battaglia delle arance, ci sarà da ridere, ovviamente il cappellino rosso per evitare che mi tirino le arance direttamente, e cercherò di salvaguardare me e la telecamera. E ragazzi, che dire, se vi piace i miei video, quello che faccio, tutto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete e incominciamo questa avventura. A dopo, ciao a tutti. Stiamo avvicinando all'area di tiro, chiaramente tra poco mi sposterò dietro alle protezioni. Oh, vediamo adesso il salto di cammino, sarà molto divertente. Ecco che si preparano quelli del carro per entrare nella prima piazza, sono i giullari di corte, cominciate a vedere qualche arancia che vola, io mi infilo dietro alle protezioni. No, siamo fuori dalle protezioni, ragazzi, perché se no non si va avanti. Vediamo, meglio tenere la telecamera con due mani. Via. Qua. Guardate il casino, ragazzi. Spero mi sentiate un po', ma è un casotto. Non vi dico cosa non c'è per terra, è un misto tra arance e merda di cavallo. Ciao ragazzi, grandissimi. Grandissimi ragazzi. E ragazzi, questo. Cominciano le sfide.
riesco a attraversare la piazza. Verso la prossima battaglia, prossima piazza, chiaramente c'è un bordello, non avete idea di che cosa non c'è per terra, momenti volo, in diretta, spettacolo ragazzi, ho fatto ridere qualcuno, comunque c'è di tutto per terra e come avete visto non si sta in piedi e via, è stato spettacolare, dai, passiamo alla prossima piazza, anche è fighissimo passare in questi vicoli storici. La città, per andare da una piazza all'altra, è veramente veramente carino. Adesso giro la telecamera. Quindi fanno un pezzo con lo tavolo e poi girano. Proseguiamo. Uscire da una parte e dall'altra, usciamo, seguiamo loro, dobbiamo andare verso il borghetto che è uno dei posti più caldi, diciamo, perché è proprio una piazza molto piccola. Ora giriamo dall'altra parte, siamo arrivati vicino al borghetto Santo Spirito, ora qua sto avvicinando, è là dietro, ma vediamo un pochino se si riesce a entrare perché lì è davvero da paura, qualcosa addosso mi arriva di sicuro. Vediamo. Per fortuna sono venuto in un giorno feriale, così almeno c'è un po' meno casino, riesco a girare, a parlare. E in questo modo avete anche un video più comprensibile, anche se non sempre sarà così. Eccolo là, rione del borghetto, lo vedete là davanti, ci sono quasi arrivato e lì ci sarà da ridere, ci sarà da ridere ragazzi. Sono qua con Nicolò che è nel borghetto dei Tuchini. Arancere dei Tuchini del borghetto. Questa è una delle zone più calde di Ivrea. L'unica piazza con una squadra sola. Okay. Ma fai tutti i giorni? Fatto solo? Assolutamente sì, tutti e tre i giorni. Quest'anno siamo riusciti a recuperare tutti quanti i giorni di ferie da lavoro, quindi ce la godiamo al massimo. Grande. Adesso stanno arrivando i carri. Arriveranno i carri, sì, esattamente. Siamo carichi
a bestia. Il primo giro l'abbiamo fatto. Il tuo abbigliamento scozzese. Oggi okay. Senza pantaloni mai. Rigorosamente. Dovrebbe essere buttando, dovrebbe essere. Cioè, pantaloni. Ci sono, c'è un perizoma sotto, c'è un perizoma. Ah, ho capito. Sì, esatto. Non vogliamo verificare. No, ma molto esibizionista, peccato. Dai, andiamo a goderci questa battaglia, dai. Volentieri, grazie, volentieri. Nicolò. Se volete seguirmi. No, magari no. Grazie. Ciao, grazie. Ecco il passaggio della mugnaia, i soldati, questa è la maschera più importante. Ecco che arriva il primo carro che si tufferà nel borghetto e qua sono cazzi, ragazzi, sono cazzi. Adesso sto andando verso un'altra piazza ancora, esatto, chiaramente ci sono le ambulanze, comunque è bello e divertente, ma i feriti non si contano. E vediamo un po' l'altra piazza, quella sicuramente del borghetto è molto molto calda come piazza. Bello vedere tutti qua vestiti storici. Tra l'altro qua a Ivrea è sentitissimo il carnevale, c'è anche prima di questi giorni in cui tirano, ci sono riunioni, ci sono cose che vanno avanti addirittura per qualche mese prima del carnevale stesso. È proprio una cosa molto 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 carina, mi piace parecchio. Non escludo che magari un giorno andrò pure io a tirare, ma non contateci troppo, e di sicuro non avrò la telecamera nel caso. Eccomi qua, sono con la Mugnaia 2023. Ti chiami? Elena Bergamini Bardus, sono la Violetta Mugnaia 2023. Parlaci un po', che cosa rappresenta la Mugnaia? Per me quest'anno rappresenta la libertà e la rinascita di un popolo. E a livello storico invece com'è che è venuta fuori questa figura? È venuta fuori nel 1858, rappresenta la libertà e la forza.
capito. Una donna che ha liberato dal tiranno tagliando la testa, leggenda è vero. Ok, e il discorso invece delle arance, come mai tirano queste arance? Lì sono tradizioni che sono mutate negli anni e tutto, e alla fine è rimasto un arancio, un gentil getto d'arancio che arriva addirittura dal canale di Nizza. Ah, ho capito. Ho capito. Prima dell'Ottocento. Ho capito. E adesso ancora quanti giorni tirerete? Ancora domani e poi finisce. E poi finisce. E ci si prepara per l'anno successivo. Ok. Grazie, io vi ringrazio del vostro tempo e grazie, ci vediamo. Grazie a voi. Ciao. Buon carnevale. Uno stendardo enorme, i diavoli arancieri, 1973, guardate che bello, veramente veramente bellissimo. Questo bellissimo stendardo delle pantere, ci sono quelli dei mercenari e dei diavoli. Stendardo per il grosso che vi rappresenta, adesso da poco sarà dura lotta. Ciao a tutti, sono qua con Giovanni. Giovanni, allora tu mi hai detto che vieni da dove per tirare? Da Palermo. Hai capito? Palermo non te ne tirano le arance. No, le coltivo, le coltivo. Ecco, le arance siciliane, hai portato sulle arance? No, non le ho portate a casa, quelle mi faccio salire da casa col pacco, me le mangio. Ah, okay. Qui le vengo a tirare, sono in Ivrea da 6 anni, il quarto anno che tiro con le pantere. Sono stati fermi 3 anni, devo dire che sì. Per me che non sono pure 10 è mancato tanto, quindi è bello di non essere qui. Ho capito. E com'è andata? Questo tu stai facendo tutti i giorni, immagino. Due, domani vedremo. Devo dire che 2 giorni di fila il braccio comincia a farsi sentire. Ho capito. Però, e com'è andata? Bene. Ne ho preso un paio, i carri li vedo belli carichi, anche loro si vede che gli è mancato il carnevale, perché visti belli carichi assolutamente. Bene, bene. Allora, ancora oggi e domani ci sarai o non ci sarai? Vedremo. Okay. Probabilmente domani avrò voi e verrò di nuovo. Ok, dai, grazie Giovanni e buona battaglia. Grazie. Ciao. Buon carnevale. Per terra, ragazzi, assurda, si rischia di scivolare ogni passo. Sono qui con David Furman. Ok, ciao David. Sì, hanno diversi punteggi, hanno visibilità, quindi i colori, le bandiere, anche i cavalli hanno dei punteggi. Allora, le squadre a piedi danno i punteggi ai carri, ovviamente. Okay. E invece i carri danno i punteggi alle squadre. Ok. Dopo di quello tutti i carri si sommano i carri e sommano le squadre a piedi e vanno. E poi da lì fanno la classifica. Il martedì sera viene fatta la premiazione in base a quei. A quelle voi cosa, in base a che cosa date questi punti, diciamo? Allora, combattività, ovviamente combattività, immagine e ornamenti, principalmente per i codici, anche per le squadre a tiro, sì. Anche per quelli a piedi. Sì. E meglio ieri o oggi? Oggi, assolutamente oggi, c'è meno gente. No, allora, noi come squadra siamo arrivati a avere 23 iscritti. Voi siete le Pantere? Pantere Nere, sì. Okay. Abbiamo avuto 73 iscritti. Quest'anno siamo quasi gli oltre i 1000. Siamo negli ultimi anni. Siamo ancora noi campioni in carica. Nel 2019 abbiamo vinto. Ah, ok. Siamo ancora, teniamo ancora duro per 3 anni. Allora, buona fortuna anche per quest'anno. Sì, okay. Vediamo. Grazie mille. Thank you.
qua all'ingresso, lasciate ogni speranza a voi che entrate. È auspicabile questa frase. Qui c'è anche la versione per i bambini. Andiamo a vedere la versione per i bambini, eccoli là, con i mandarini. Lì ci sono i carri pronti ad arrivare. Mia, rischio di cadere a ogni passo, ragazzi. Andiamo a vedere i bambini. Eccoli lì. La versione dei mandarini. Eccoli, eccoli. Ci siamo, ci siamo. Tutti volano le arance. Come è andato sto carnevale di Ivrea? Bene! E che mi dite? Cantate qualcosa? Vai! Rosselle Giucarone la pauta! Ripetila! Rosselle Giucarone la pauta! Ripetila! Pauta! Ripetila! Pauta! Questa battaglia sullo sfondo io vi saluto e mi rimando ai prossimi video, speravo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete, commentate soprattutto, che mi aiuta a far crescere il canale, e aspettatevi grandi cose, ragazzi. Adesso sto registrando questo video, che uscirà più fetta degli altri, ma ce ne sono tantissimi già pronti, uscirà un sacco di roba urbex, aspettatevi veramente delle figate assurde. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao 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 da Ivrea, ciao a tutti. Thank you.